Innanzitutto l'argomento è molto complesso perché abbiamo bisogno di ammodernare un'infrastruttura che ormai ha raggiunto per circa il 70% più di 60 anni di vita media, abbiamo bisogno di potenziare alcuni assi che sono fondamentali per il Paese, poi lo vedremo nella presentazione, ma abbiamo bisogno anche di renderla quanto più sostenibile. Tenete conto che circa il 90% di tutti gli spostamenti avviene su gomma. La vera sfida al 2030 è ridurre l'impronta carbonica di tutto il trasporto del 50%, e quindi se non intervengo sul 90% non c'è alcuna possibilità di raggiungere quell'obiettivo. Quello che è importante di questo studio è che non è solo uno studio di Autostrade per l'Italia, ma in realtà è uno studio di più soggetti, ENI, SNAM, Enea, RSE, tutta la parte dei politecnici, in modo tale da avere più soggetti che concorrono tra di loro al raggiungimento dell'obiettivo. L'industria deve lavorare a favore, diciamo così, a supporto delle scelte politiche del governo, e questo che stiamo cercando di fare con grande rigore scientifico.